Ciao amici, benvenuti sul canale Le ricette di Sara. Oggi vi propongo una ricetta squisitissima, il polpo arrostito con crema di patate. Io questa ricetta l'ho preparata a Natale e anche a Capodanno, però mi sono dimenticata di caricarla prima perché avevo tante di quelle ricette da caricare e adesso la ripropongo a voi. Il polpo non è difficile da preparare. Se seguite le mie indicazioni avrete un polpo morbidissimo e croccante. Seguite la mia ricetta, allacciate il grembiule che si comincia. Ah, mi raccomando, vi lascio sotto in info box gli ingredienti e tutti i miei link di tutti i miei social. Gli ingredienti sono 800 g di polpo, 200 g di patate, 150 g di latte, sedano, cipolla, carote e vino bianco quanto basta. In una pentola aggiungete 1,5 litri di acqua, 200 ml di vino bianco, sedano, carota e mezzo cipolla e la mettete sui fornelli. Mentre aspettiamo che l'acqua venga in ebollizione, prendete una padella. Aggiungete un filo d'olio e fate riscaldare. Poi successivamente aggiungete mezza cipolla tagliata a pezzetti. E poi le patate tagliate a cubetti. Poi aggiungete un po' d'acqua e fate cuocere il tutto per una ventina di minuti. Poi quando l'acqua arriverà in ebollizione, prendete il vostro polpo e lo prendete per la testa e lo immergete i tentacoli 3 volte, così 1, 2, 3 e lasciate. Guardate i tentacoli come sono belli ricci. Adesso lo fate cuocere per una quarantina di minuti. Adesso passiamo alla cremina di patate. Inserite le patate e le cipolle cotte in questo bicchierone di plastica. Aggiungete il latte precedentemente riscaldato e iniziate a mixare. Aggiungete il latte un po' alla volta fino a quando non otterrete una crema densa. Una volta ottenuta questa crema densa, la mettete da parte. Quando il polpo si sarà raffreddato nell'acqua sua, possiamo iniziare a tagliarlo. Ma guardate quanto è bello! Ma guardate i tentacoli come sono belli ricci! No, è un polpo buonissimo, strepitoso e gustosissimo! Allora adesso iniziamo a tagliare i nostri belli tentacoli e poi bisogna arrostirli. Quindi intanto nel frattempo riscaldate una padella, fatela riscaldare così possiamo arrostire questi bellissimi tentacolini. Ora prendete una padella. La fate riscaldare bene e iniziate ad arrostire i vostri bei tentacoli del polpo. Io l'acqua del polpo non l'ho buttata perché così si può benissimo usarla per buttarci gli spaghetti dentro e fare un primo con i fiocchi con l'acqua del polpo che è la fine del mondo. E voilà, ecco il mio polpo arrostito con questa crema di patate. Al bacio! Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e iscriviti al mio canale. Ciao amici, alla prossima ricetta!